In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Vuoi salvare a tutti i costi il tuo modo di pensare? Perderai tutto, anche te stesso. Sei disposto a metterti realmente in discussione davanti alla realtà e alla parola di Dio? Allora la vita ti risplenderà di salvezza e gioia. Con Gesù bisogna mettersi, camminare dietro di me. Mettersi è il verbo dedicato a chi vuole mantenere il posto completamente a fianco di Dio, l'unico a cui spetta stare a fianco. Questa posizione vince il proprio modo di pensare, di progettare, di considerare, di costruirsi le proprie opinioni. Vuoi restare con il tuo modo di pensare che hai acquisito dai tuoi genitori, dalla cultura del tuo tempo, dalle abitudini della tua famiglia, dal sistema degli addestramenti umani? Allora, dice Gesù, vattene dietro di me, vai via, allontanati. Il verbo greco «vengo dietro», «seguo», del versetto 34, è mettersi in viaggio con un compagno e camminarci insieme, a fianco, dietro, ma per seguirlo da amico. È il verbo dedicato a chi è disposto a rinnegare il proprio modo di pensare, a chi è disposto a perdere tutte le sue abitudini mentali, tutte le illusioni del proprio io, tutte le costruzioni delle proprie opinioni, convinzioni, convenzioni, e gettarle nel fosso per imparare a pensare, a dialogare interiormente secondo Dio, secondo la realtà e la verità della parola di Dio. I due verbi sono quasi simili. Nel loro significato di andare dietro e di seguire quasi si assomigliano, ma in verità sono uno l'opposto dell'altro. Si assomigliano per un motivo preciso, perché non sarà mai facile nella storia distinguere chi per seguire Gesù continuerà a stargli dietro, usando il pensare degli uomini, perseguendo in nome di Gesù i propri interessi e affari, e chi per seguire Gesù gli andrà dietro con la purezza di un cuore rinnovato in Dio, per un reale servizio ai fratelli e alle sorelle della famiglia di Dio. Nella storia della Chiesa questa differenza è reale e abissale, ma è spesso velata da abili manovre adatte a ingannare le reali intenzioni di certe sequele di Cristo che non hanno niente a che fare con Dio e sono al totale servizio di Satana e del male. E Dio solo sa quanto male e quanta perversione si sono consumati sotto il cielo in nome della volontà di Dio e della giustizia, della morale e della virtù.